È un momento molto irrazionale, mi sembra, se il riferimento è alle guerre, perché ormai perlomeno quelle che ci coinvolgono direttamente sono già due, no? E purtroppo la ragione non viene usata, anche perché se uno usasse la ragione probabilmente le guerre non le farebbe, farebbe magari dei compromessi, dei patti, cercherebbe di risolvere i problemi invece che cercare di procrastinarli all'infinito, invece è così. La scienza che si confronta con l'etica. Pier Giorgio Odifredi è stato così tra i protagonisti di Eticamente, la nuova rassegna di incontri culturali organizzati dall'associazione Castelsecco, al teatro Mecenate la prima serie di conferenze sul tema Orizzonti della scienza. Se anche questa nostra rassegna non è rivolta esclusivamente agli studenti, però l'abbiamo sempre detto, a loro in modo particolare, perché chi dobbiamo in qualche modo stimolare? A chi dobbiamo cercare di, come dire, far avere delle domande e quindi anche, diciamo, delle risposte e delle riflessioni? E soprattutto ai nostri giovani, e quindi diciamo che soprattutto loro ci rivolgiamo. A dialogare con il matematico sul tema scienza e fede sono alternative il giornalista Sergio Valsania. La scienza ti dà una realtà molto aspra e puntuta e non sembra dare quegli strumenti appunto per cercare la felicità, quindi non è che non sia vera, se vogliamo usare questa parola dai significati complicatissimi. La scienza è vera ma è parziale, e se rifiuta questa parzialità poi rischia di impoverire invece che di arricchire.